E allora ci siamo! Le 21 minuto, diamo la linea all'auditorio Stelio Molo per lo showcase di Ermal Meta. A te Gianluca! Buonasera! Buonasera, questo come sempre, l'entusiasmo, il calore, la gioia che qualificano gli showcase della Radio Televisione Svizzera. E noi questa sera, sapendo che questa storica sala, queste storiche pareti, queste mura difficilmente potevano contenere il battito di centinaia di cuori all'unisono, che difficilmente potevano contenere la sana follia di questo pubblico, l'entusiasmo, l'energia, il calore, l'affetto, stiamo invadendo le vostre case pacificamente attraverso il live streaming. Lo potete gustarvelo e guardarvelo attraverso il nostro sito www.rsi.ch/streaming, a parte che se entrate lo vedete. Siamo anche ovviamente in diretta sulle frequenze di Rete 3 e c'è anche la diretta su Facebook. Questo perché? Per dare veramente a tutti coloro che col cuore volevano e vogliono essere qua la possibilità di condividere questa ora di entusiasmo, di commozione, di pianto, di affetto, ma di gioia. Per cui, senza frapporre indugi, un benvenuto a... Ermal Meta! Grazie, grazie per essere questa sera una volta ancora con noi. Ma che emozioni sono? Beh, bello, molto. Ciao a tutti, buonasera, grazie di essere qui. Ciao. Rompiamo il ghiaccio, perché è importante rompere il ghiaccio, con una riflessione. Ci pensavo oggi, ieri sera hai concluso un tour straordinario, ma hai concluso un anno straordinario, l'hai concluso qui a Lugano sul palco del Palazzo dei Congressi. Quando, diciamo, l'ultimo refolo di musica, quando l'ultima eco degli applausi si è spenta, il tuo pensiero, la tua riflessione, l'emozione che hai provato, qual è stata? Beh, in realtà ti senti un po' svuotato. E ieri particolarmente ero preoccupato per le corde vocali, a dirti la verità. Ho detto, cioè, proprio adesso sul finale, no! Ma a parte questo, ci si sente un po' svuotati, credo. E quel vuoto poi lo riempi, serve, perché lo riempi di pensieri, di parole, di musica. Quindi c'è spazio per scrivere. Che questo conta molto ed è importante. E a questo proposito, Ermal, chiedo alla regia se può mettere a video il post che sul tuo profilo Instagram questa notte hai per l'appunto postato. Non vogliamo leggerlo perché so che quasi tutti l'hanno letto, che abbiamo trovato emozionante e toccante, e dà davvero il senso di cosa significa per te la tua professione, tra virgolette, il tuo lavoro, perché stai facendo anche questo. Un senso profondo e un grande rispetto per il tuo lavoro e per queste persone che sono davanti a te. Beh, in realtà quello che c'è scritto lì è una minima parte, soltanto quella che riesco ad esprimere, perché per quanto possa sembrare che io sia bravo con le parole, lo sono meno di quello che si crede, perché lo sono di più quando scrivo una canzone, in realtà. A parte questo, credo che, ecco, niente trucchi, solo magia. La magia per me è quello in cui vuoi credere. E il trucco è tutto quello che c'è dietro, ma non mi interessa. La magia è semplicemente quello in cui vuoi credere, come un bambino che crede a Babbo Natale, no? Io credo agli occhi che mi guardano e credo che siano lì per un motivo. Non voglio sapere il motivo qual è, però... perché ridete? In realtà era una cosa molto seria e profonda, però loro ridono, va bene? Ecco. C'è feeling, capisci? No, non voglio sapere quale sia il motivo. Ognuno ha il proprio, no? Certo. O i propri motivi. E che ad un certo punto ci si incontra. E quindi va bene incontrarsi, senza neanche chiedersi che tipo di strade sono percorse per arrivare nel punto in cui ci si incontra, no?
Perché poi alla fine quello che è dietro è dietro, quello che è avanti è avanti. Ermal, hai accennato, e molto del pubblico presente questa sera, rappresenta anche ieri per il tuo concerto, che qualche problemino alla voce, alla gola l'hai avuto, beh, ci mancherebbe, dopo un tour pazzesco, dopo date tra l'altro in posti meravigliosi, con un pubblico anche dal punto di vista numerico meraviglioso. Ma soprattutto esigente. Sì. Sì, perché c'è questa moda dopo i bis, se non ci fai l'ultima e noi non ce ne andiamo. Loro ridono, però io ho fatto un calcolo. Io ho fatto un calcolo. Allora, guardando i concerti così mediamente degli altri miei colleghi, in scaletta non ci sono più di 20-21 brani. Io ne metto 24 e poi, comprensivi di bis, io, gli altri 20 insieme ai bis. Io 24. Poi dopo c'è una chitris, perché ovviamente loro si incazzano come delle piccole iene. E quindi io un po' per voglia, ma in realtà sì, perché poi mi piace suonare, cedo a questo ricattino che mi fanno, perché sono bastardi. Quindi tu li vedi così, però. Ma stiamo imparando a conoscerli, i lupi. Sì, no, guarda, non c'è da fidarsi. Ho fatto questo calcolo. Mediamente i tris sono 4 pezzi. Certo, nessuno mi dice suonane 4. Però quando sei lì non è che come fai? Già do gusti smell che one, se ne fai 4 è meglio. 4 per 37, fatti un calcolo, 4 per 37 sono esattamente 148 se non sbaglio. Calcolo fatto adesso. Sono altri 5-6 concerti. Sono 148, fai 148 diviso 23, sono più o meno altri 4 concerti suddivisi, spalmati. E l'ho fatto super volentieri, lo rifarei, però ieri sera sul finale c'è stato lo strappetto della corda vocale. Ma non diamo nessuna responsabilità a loro. No, no? Ma ci mancherebbe, era così, per condividere questa ennesima cosa. Alla prossima, se non ci fai l'ultima, che sia chiaro per tutti, non ho più 20 anni, non riesco a fare quello che facevo prima. No, perché su questo palcoscenico, lo dico, beh, a parte che tutti stanno vedendo, stanno seguendo non solo qui in questa sala, ma attraverso il canale streaming o Facebook, noi abbiamo preparato anche una chitarra, un pianoforte, però, cioè, siamo in imbarazzo, perché... Io ci provo. Ci proviamo? Sì. Però con la promessa che deve sentirsi cosa e quanto fare. Sentiti libero, sì, questa anche a casa, sì, tua. Sì, sì, poi l'adrenalina fa sicuramente il suo. Adesso vediamo. Ermal Metan! Smetto di contare i giorni, sono come stelle che non stanno su, che se sono poi importanti contano e nemmeno li conti più. Aquiloni senza cielo, ma anche essendoci davvero, dicono che questa vita è una lunga corsa, il resto non si sa. C'è chi lascia tutti indietro, chissà poi se il fiato gli basterà. Ma alla fine ciò che conta è l'amore che ci resta. Se ci fosse anche per me una carezza per ogni mio errore, avrei un cuore bellissimo, sì, senza un graffio e senza paura.
ma l'amore che spacca le ossa non lascia ferita. Tutto il nostro costruire una candela accesa fra me e te, e bisogna averne cura perché questo mondo la può spegnere. Se per caso ti stancassi e ciò che abbiamo non bastasse mai, ti risponderei che il pane, anche se vecchio, non si butta, lo sai. Se ci fosse anche per me una carezza per ogni mio errore, avrei un cuore bellissimo, sì, senza un graffio e senza paure. Ma l'amore che spacca le ossa non lascia ferita e ti ripaga per tutte le volte che hai perso la strada. E se ci provi a pensare, non è poi così male, e c'è poco in fondo da capire. E io che provo a spiegare cosa muove le cose, ma l'ossigeno non è respirare. Non hai un cuore bellissimo, sì, l'hai consumato di gioia, ma ne valsa la pena. E l'amore che spacca le ossa non lascia nessuna ferita. L'amore che ci resta, che ci resta, è l'amore che spacca le ossa, non lascia nessuna ferita. È la strada che faccio stasera per tornare a casa. Tutto quello che ci resta è una candela accesa fra me e te. Grazie. Ermal Meta, Ermal, siamo sempre in diretta sulle frequenze di Rete 3, siamo anche in live streaming. Grazie Ermal. Grazie per le emozioni nuovamente che ci stai regalando anche attraverso la voce, la chitarra e la tua poesia. Come voglio spiegare un paio di cose, anzi sostanzialmente una. Questo incontro con Ermal è stato voluto anche perché a fine di un tour, a fine di questo Annus Mirabilis, c'era il desiderio da parte sua anche di ringraziare tutti voi presenti, tutti voi all'ascolto, tutti voi quelli che siete resistenti, i più resistenti, quelli che arrivavano proprio fino alla fine, gli Highlander. E per cui nel corso di questa serata diamo anche spazio proprio a voi che da casa ci state seguendo, che nel corso delle ultime settimane siete stati molto presenti nei nostri pensieri. Isabel! Buonasera a tutti. Ciao, sì, ciao Isabel. È inutile dirtelo, tu hai dei fan specialissimi, ti vogliono tantissimo bene. Non sono... farli montare la testa. No, ma è la verità! Io davvero devo dire che... Non sai quello che stai rischiando. Ci commuove la loro passione nei tuoi confronti, lo vogliono dimostrare in tutti i modi. Veramente siamo stati inondati dalla loro presenza e dalla loro voglia di essere qui con te questa sera. Poi tu sai che, diciamo, quasi è animalesca la loro voglia di stare con te. Animalesca, non lo dico a caso. Sì. Tu sai che parliamo di loro, vero? Lupi, fatevi vedere! Che belli. Non sapete quante volte mi hanno fatto sbagliare i testi delle canzoni quando tiravano su robe del genere, perché poi io sono uno che si distrae molto. Quindi hai scritto Five Fiorir, intanto la canzone andava avanti, dicevo, oh mio Dio. No, non è che non l'avevo letto, l'avevo letto. Ma per farti spiegare bene tutto questo, chiedo a Rebecca aiuto. Ok. Ciao. Innanzitutto noi abbiamo voluto utilizzare il cuore giallo che avevamo già utilizzato a Casa Sanremo in vista dell'uscita del tuo album, e in qualche modo volevamo chiudere un cerchio iniziato a Sanremo e finito appunto qua a Lugano. E poi abbiamo voluto associare questa frase perché in qualche modo tu hai fatto fiorire tante cose belle, come la condivisione della musica e la voglia di stare insieme sotto un tuo palco, quindi era un modo per ringraziarti. Grazie. Beh, in realtà la cosa più bella
La cosa più bella che ho riscontrato è che sono nate un sacco di amicizie. E questa è una cosa molto bella. Devo dire che ogni tanto vedo dei maschietti stressati. Perché devono portare in giro la moglie, la figlia, no? Allora io... Oi, ciao! Ciao! Fai facile te. Ho detto ciao, non è che... Io comunque invito tutti a continuare a commentare con hashtag Showcase RSI. A dopo! Io invece invito tutti voi, ma soprattutto Ermal, tra qualche istante ci giriamo. Perché? Perché sempre nel corso delle scorse settimane abbiamo ricevuto, uno ha avuto un'idea, ha detto ci mandate un videomessaggio per tributare affetto, stima, simpatia, amore e chi più ne più ne metta Ermal Meta. Siamo stati davvero attaccati, siamo stati invasi dai vostri messaggi, videomessaggi che al termine... tra pochi istanti consegneremo fisicamente Ermal una chiavetta, però i nostri esperti di informatica hanno proposto, ci propongono un montaggio, per cui chiedo alla regia di diffondere. Ermal, aspetta, molti di queste signore soprattutto, ma non solo, hanno dovuto vincere ritrosie, hanno dovuto vincere timidezza, dopo tutte l'hanno mandato scusandosi, chiedendo eccetera, per cui vincendo, vi ringrazio, il senso del pericolo, ma anche del ridicolo, questo è il risultato. Ciao Ermal! Ciao! Ciao Ermal! Ciao Ermal! Ciao Ermal! Ciao Ermal! Innanzitutto io ho registrato questo video tipo 15 volte, quindi spero che questa sia la volta buona. Ciao Ermal! Benvenuto in casa mia! Guarda un po', ti sembra familiare qualcuno in queste foto? Ciao Ermal, siamo le Meta Secret. Chi? Le tue coriste non pagate, come ci hai voluto definire tu. Volevo dirti grazie. E volevamo dirti che la tua musica ci piace molto. Che la passione per te ci ha unito tantissimo. E che ti vorremmo sempre bene. E la mia macchina mi voglio bene. Volevo solamente dire che io ti voglio tanto bene. E a questa vita io ti voglio bene. Ciao Ermal, ti vogliamo bene. E alla mia squadra io ti voglio bene, anche se non ci guardi mai. Come dicevano i Beatles, love is old, love is new, love is all, love is you. Io chiudo gli occhi, ti ascolto e è come se ci fossimo solo noi due, magari. Prima di conoscerti vivevamo in mood formica. Ma ormai è un lontano ricordo, la cicala ha preso il sopravvento. Quello che ci stai donando è una cosa grande, indescrivibile. Grazie, grazie. Anche per questa estate veramente fantastica. Piena di concerti, di salti, di chili persi. Vogliamo dirti grazie per la tua musica che ha fatto nascere davvero grandi amicizie come la nostra, appunto. Per questo oggi, quando conto le cose belle della vita, Ermal Meta te lo conto sempre, due volte. E anche se tu non sei qui con me, io ti porto comunque, perché sei e sempre sarai nella tasca da strenare. Unica cosa, dacci una spuntata ai capelli perché vorrei evitare di vederti a Natale con un panettone in testa. E che dire, in questa guerra d'amore vinci tu, ma noi con te, ti vogliamo bene. E a questo Ermal io ti voglio bene! Ciao, un bacio. Ciao, baci, baci, baci. Ci vediamo presto sotto un palco. Non farti aspettare troppo. Questo è davvero un montaggio di una miriade di filmati che sono arrivati, un appello che noi vogliamo assolutamente rispettare ed è una promessa che noi abbiamo fatto qui, sono tutti i video arrivati. Davvero. Grazie, me li guarderò tutti. Ma vuoi ancora, te la senti, vuoi ancora deliziarci con... Sì. Grazie. Sì, vado al piano. Piano Ermal Meta!
oltre tante estati e dopo quegli autunni ci piacevano da matti. Quattro case, tre traslochi, 3400 giorni in due. Libri, storie buone, ti racconto cose, sai, stasera non mi va di uscire, ti fa bene cucinare pure due spaghetti, due, se li fai come sai fare tu, va bene. Torno tardi, mangia pure, non mi devi più aspettare, spegni quella luce, amore, fa un casino di rumore, forse mi alzo, forse scrivo nella testa una canzone come un temporale che non vuole cadere, sono solo lacrime e non è proprio niente di speciale, una per ogni passo fatto insieme, una per tutte quelle notti sveglie ad ascoltare canzoni d'amore che ti fanno male. Com'è che faceva? Ok. Sono solo lacrime. Da capo. Non è proprio niente di speciale, una per ogni passo fatto insieme, una per tutte quelle notti sveglie ad ascoltare canzoni d'amore e quelle che ti fanno stare male, una per ogni piccola emozione, i tuoi vestiti in sette borse e una in più perché ti voglio bene. Cinema, poi pizza e birra, passeggiata verso casa, come grande questa luna che assomiglia a quella nostra. Ti ricordi era bella come te che eri bambina, adesso sei una meraviglia. Dici che mi devo prender cura di me stesso, adesso che non è lo stesso, adesso che è cambiato tutto. Ma l'unico modo che conosco per volermi bene è attraverso te, sì, attraverso te. Sono solo lacrime e non è proprio niente di speciale, una per ogni passo fatto insieme, una per tutte quelle notti svegli ad ascoltare canzoni d'amore, quelle che fanno sempre star male, una per ogni piccola emozione, i tuoi vestiti in sette borse da portare chissà dove. Chissà dove, non lo sai che sta piovendo perché ci stiamo lasciando, altrimenti sai mica pioveva così tanto, e queste nuvole d'acciaio fanno sparire il cielo, vedrai che tornerà sereno. Tornerà sereno, sono solo lacrime, è solo scienza e la si può spiegare, è solo un po' di acqua con il sale, è solo un'occasione per cantare a bassa voce una canzone d'amore, di quelle che ti fanno male cane, ma che la scienza non ti può spiegare, non c'è niente da capire, sono lacrime perché ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Grazie anche per l'aiuto, soprattutto. Ermal Meta, grazie! Grazie davvero per quanto ci stai regalando, a parte la simpatia, l'acume. Ma in realtà posso solo buttarla sulla simpatia oggi, perché non riesco a cantare. Ho messo la camicia più bella che ho per distrarre dalla... Voglio tornare al piccolo grande contributo che abbiamo visto poc'anzi, quello dei vostri video, di questa sintesi dei vostri video. Perché? Perché Ermal Meta, se ci pensi davvero, è
colui che aggrega, è un aggregatore, un ponte, è una piazza, è un agorà dove la gente si ritrova, nascono amicizie, nascono affetti. E io penso che questa capacità tua di aggregare attraverso la tua persona, le tue parole, la musica, soprattutto al giorno d'oggi, è un valore importante. Sei cosciente di quanto stai o hai creato? A parte qualche piccolo mostro. Ma no, anche i mostri sono benvenuti. Io ne ho una casa piena di mostri. E ogni tanto vengono a trovarmi, vanno via, ma quello è normale, ognuno ha i suoi. Io non lo so, cioè non so risponderti esattamente alla domanda che mi hai fatto. Io credo che la musica abbia questo potere, la musica unisce, difficilmente divide. Dipende però da come la fai e dipende da come la indossi. Per quanto mi riguarda è semplicemente un altro modo che ho per esprimermi. E cerco di farlo nel modo più onesto possibile, senza mai sovrastrutture, senza cercare necessariamente di colpire nel segno, perché cercare di colpire nel segno vuol dire che esiste un segno che devi centrare, però questo vuol dire non essere liberi, vuol dire non essere naturali nella tua esternazione musicale. E a me piace che questi segni si creino di volta in volta. Diciamo che io inseguo un bersaglio mobile, che non so mai dove andrà. Però questo non mi spaventa, perché finché avrò qualcosa da dire, la dirò. Cioè non vivo mai quello che faccio nella paura del oddio, adesso che cosa scrivo? Questo non lo provo perché io sono dell'idea che ognuno deve fare quello che sa fare bene finché gli viene bene. Poi dopo le strade sono tante, le vie del Signore sono infinite, sì, per citare insomma uno che ne sapeva, ecco. E quindi uno, ecco, no, non bisogna mai attaccarsi troppo a quello che si fa, perché quello che si fa è semplicemente quello che si fa, può anche smettere un giorno. Bisogna coltivare quello che si è, perché attraverso quello che si è nasce anche quello che fai fondamentalmente. Quello che fai assomiglia un po' a quello che hai, e quello che hai lo puoi anche perdere. Però se tu coltivi l'essere e non l'avere o il fare, coltivi l'essere, tutto quanto poi arriva dopo. La musica per me non è una causa, è solo una conseguenza. Isabel, diamo una volta ancora la voce a tutti coloro che ci stanno seguendo. Non uso più il termine voce, devo trovarne un altro adesso. Io sono proprio seduta qui tra il pubblico, perché è al tuo pubblico che noi vogliamo dare voce. Ad esempio, Valeria. Prego, cara. Ciao Ermal. Ciao. Io volevo chiederti come si fa a trasformare il dolore in poesia. Ma che ne so. Bisogna, secondo me, non pensarci troppo. Non bisogna pensarci troppo, perché nel momento in cui hai coscienza e consapevolezza del dolore vuol dire che l'hai passato, vuol dire che hai le spalle. Cioè, faccio un esempio. Io ieri sul palco sono caduto, no? Lo ammetto, sono caduto. Dico anche, sai che stavo per mettermi una giacca così senza il colletto, ti giuro, era uguale. Stavo per indossare una giacca così, giuro. All'ultimo non l'ho portata, se no facevamo i gemelli del destino. In realtà sono caduto perché avevo preso due botte di cortisone, il cortisone ti rallenta. Quindi ho toccato la cassa, ma non ho avuto il minimo istinto reattivo. Ho detto, da qualche parte finirò. Mi sono fatto un male cane qua. Solo che lì per lì non lo senti, ok? Quando soffri tanto, nel momento in cui lo attraversi, ti accorgi di niente. Lo senti dopo, ma se lo senti, vuol dire che è già avvenuto e che il fatto di sentirlo è già un processo di guarigione. Stai reagendo. E quindi io l'ho fatto a modo mio, ho reagito suonando e scrivendo.
se non avessi avuto una chitarra per le mani, non so, avrei inventato qualcos'altro, mi sarei donato a qualcos'altro, avrei cercato di esprimermi attraverso altro. Questa è una domanda che mi fanno spesso, come si fa a trasformare, cioè, noi lo chiamiamo dolore, no? Perché gli esseri umani hanno questo brutto vizio di definire qualsiasi cosa. In realtà, per il nostro subconscio, tutte queste definizioni non esistono, è solo energia. Quella è energia. Energia è un po' come, che ne so, come la pioggia, come l'acqua. Se non la controlli, ovviamente ti arriva un'inondazione, però è una grande energia. E il dolore è la stessa cosa. Quindi bisogna usarlo in tal senso. A volte può essere fortissimo, lancinante, io insomma so di quello di cui parlo, immagino anche tu e insomma tanta altra gente qui dentro. Però nel momento in cui te ne accorgi, nel momento in cui lo senti, tu sai dov'è, sai com'è e sai perché. Non ti serve altro. Tutto qua. Grazie. Herman, ascoltandoti faccio un upgrade, un piccolo upgrade, perché molto probabilmente per queste persone che anch'io fisicamente sto iniziando a conoscere, con le quali parlo... Occhio al fisicamente, sì. Me ne sono accorto, però farò tesoro di questo tuo consiglio. Io ti vedo come una sorta, nella cultura afroamericana, quella che ha partorito quel grande canzoniere che è il blues, c'è una figura, c'è lo healer, il guaritore, che attraverso la musica, le canzoni, guariva le persone, come probabilmente la taranta per la Puglia, in altre eccetera. Persone che attraverso la musica, le parole, la loro presenza e il loro carisma guarivano dai demoni, guarivano dal dolore. È chiaro che poi era l'individuo che... Io ti vedo un po' con molte di queste persone che molte di loro hanno, grazie a te, hanno preso in mano, ripreso in mano la propria vita. Lo sto vedendo, lo sto sperimentando. Un piccolo grande miracolo. Che bello quando vedi persone felici, grazie a te, alla tua musica. Le stai guarendo, le hai guarite. Poi non ti appartiene, mai detto. Anche questa è energia che fluisce attraverso di te. Io non so se sia veramente così, nel senso... non quello che hai detto... Cacchio, è importante, è una sorta di sciamano. Non credo, perché sennò, se così fosse, sarei una persona perfettamente equilibrata. Credo che la musica abbia un potere guaritore, ma ce l'ha a prescindere da chi la fa. Ci sono tante canzoni che a me mi hanno salvato, scritte da altri, però quando scrivi le tue stesse canzoni non ti salvano mai. In verità, perché noi siamo delle porte, no? Attraverso di noi passano delle cose, scusate, attraverso di noi passano delle cose, quindi il destino di una porta è quello, o dentro o fuori. a parte questo, io sono molto felice quando mi esprimono questo tipo di sentimento, di pensiero. Vi racconterò anche una cosa, questa cosa non l'ho mai raccontata a nessuno. Ho conosciuto a Catania una ragazza durante un in-store. Scusate, prendo un po' d'acqua. Ho conosciuto questa ragazza che, insomma, era venuta lì a fare delle ore di fila, ma non ha voluto né la firma sul disco e né una foto. Ha detto: io sono venuta per dirti una cosa. Questo l'anno scorso. A febbraio di quest'anno ero seduta sul divano di casa mia. In TV c'era Sanremo, ma non lo stavo guardando. E avevo in mano una boccetta di pillole. Avevo deciso di farla finita. In quel momento ho visto un volto che non avevo mai visto in vita mia, e la canzone si chiamava Vietato morire. L'ho ascoltata fino alla fine e ho buttato via la boccettina delle pillole e se n'è andata. Mi ha lasciato lì così come... ho sofferto molto.
ascoltando quel racconto che è durato 40 secondi e non mi ero minimamente reso conto lì per lì. Poi ci ho pensato dopo, vengo gli occhi lucidi anche adesso, ci ho pensato dopo in verità a quello che mi aveva detto, ho pensato che quella fosse una responsabilità enorme per me in quel momento e ho pensato sì, la musica può salvare, però se non c'è lo zampino del destino non ce la fa. Io mi auguro che questa ragazza sia collegata con noi attraverso il video streaming, che ci stanno guardando da varie parti, non solo della Svizzera ma anche dell'Europa e anche oltre. Isabel, diamo ancora un giro ai nostri social, cosa stanno commentando, cosa stanno scrivendo. Tra l'altro continuo a invitare a usare l'hashtag ShowcaseRSI che sta andando fortissimo, dico solo questo. Yeah! Io sono qui con Maila, quindi cedo subito il microfono. Ciao Herman, vorrei sapere con chi vorresti cantare. Con chi vorrei cantare? Allora, tu conosci un certo Tom York? No. No. È la ragione per cui faccio musica. Questo signore inglese, bravissimo, che scrive delle canzoni molto belle, che alcuni capiscono e altri no. Però quando le capisci non ne esci più. È un po' come quando trasformi l'amicizia in amore, no? Una volta che si è amici e poi ci si innamora anche, è finita, non torni più indietro. Quindi mi piacerebbe molto cantare un giorno con lui, anche se sarà più facile che io cammini sulla superficie lunare prima di cantare con lui. Però sperare non costa niente, fa anche bene e quindi si continua a sperare. Ringrazio Maila e ringrazio mamma Deborah. Sai che sono tantissimi i tuoi piccoli fan, Herman? Come? Sono tantissimi i tuoi piccoli fan. Hai tantissimi bambini che ti seguono, che ti amano. Che tipo di sensazione, che emozione ti suscita sapere questo? Ma in realtà colpire un bambino credo che sia molto difficile. Cioè lo colpisci con dei motivetti facili, no? Perché un motivetto facile non richiede l'impiego di un certo tipo di comprensione, no? E invece colpire dei bambini con dei testi un po' più, insomma, a volte anche pesanti, è una cosa molto bella, una cosa che mi emoziona particolarmente, anche perché i bambini ti dicono di quelle cose che non ti aspetteresti mai. Mai proprio. E quindi il loro punto di vista è incredibile. È incredibile. Credo che ci sia un concentrato di purezza nelle cose che chiedono, nelle domande che ti fanno. Anche la domanda con chi vorresti cantare non è una domanda banale. Quanti anni hai te, Maira? 7 e mezzo. Non può essere banale. Non può in nessun modo essere banale, perché quella domanda non è determinata soltanto dal pensiero, ma dall'immaginazione. Io vorrei indossare per un secondo quegli occhi e capire che cosa ha visto in quel momento per farmi quella domanda. È una cosa molto, che nutre molto, è molto bella. A Herman non chiederei più di esibirsi al pianoforte o alla chitarra, perché sento che la voce... Io ci posso ancora provare, però loro devono cantare. Siete d'accordo con me? No, preserviamo. Facciamo che cantano loro, ok? Herman mette al pubblico dell'auditorio! Ci dividiamo strofe e ritornelli, ok? Piccola anima,
leggi come se fossi un passero spaventato a morte. Qualcuno è qui per te. Se guardi bene, ce l'hai di fronte. Fugge anche lui per non dover scappare. Se guardi bene, ti sto di fronte. Se parli piano, ti sento forte. Accompagna a casa, innamorata e sola. Quell'uomo infame non ti ha mai capita. Sai che a respirare non si fa fatica. L'amore che ci tiene in vita. Ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa. E io non te ne farò nemmeno una. Questa è la versione più bella che abbia mai fatto di questo pezzo. Che brividi l'auditorio della Radio Televisione Svizzera. Grazie davvero, questa è la versione più bella in assoluto. Grazie, la versione più bella in assoluto è questa qui. Spero che l'abbiate registrata tutta, la voglio. Grazie, potremmo continuare anche così, se, anche se ci sono altre domande, insomma. Come? No. Allora, vi spiego una cosa sui cori. I cori non possono essere stonati, perché un insieme di stonature danno una cosa intonata. Anche gli archi di un'orchestra, se tu se li ascoltate in solo... Cioè, perché se fossero tutti perfettamente intonati si perderebbe l'effetto corale. Quindi gli archi in realtà ascoltati in solo sono terribili, sono veramente terribili, però è l'insieme che crea, no? Quell'imponenza. E pensa che quell'imponenza è creata fondamentalmente da un errore, è l'errore che crea quell'imponenza lì. Pensateci un attimo.
è l'imperfezione. La perfezione tende ad annullare se stessa. L'imperfezione cresce e diventa gigante. Non prendeteci troppo gusto, eh. Va bene, però, con moderazione. E torniamo lì, torniamo al potere della musica. Lui la fa, la canta, voi la recepite, c'è questo scambio straordinario. Questo, però siamo quasi alle battute finali. Dopo li facciamo cantare ancora una volta. A casa vi aspettano figli, mariti, no, nessuno. Siete scappati di casa? Ok. No, non ti sentiamo e forse è meglio. No, ma una volta, pensaci bene prima di dire sì. Se un cartello, no, no, quello no, quello non dirò mai, poi glielo dico in privato magari. Io stavo cantando così, eravamo durante un concerto, il suo cartello tipo: offrimi uno spritz. E subito dopo: mio marito è d'accordo. Io il marito l'ho individuato, l'ho visto. Non è che mi faceva sentire al sicuro sta roba qua. Volevo dire: guarda, mi spiace, io non so niente, non, io suono. Don't shoot me, I'm just a piano player. E lui dopo, insomma, l'incontro lì, insomma, insieme a tanti altri, e io dico: oddio. E fa: oh, ti prego, portatela. Dico: ragazzi, che problemi avete? Cioè, non sono un consulente matrimoniale. Niente. Però volevo tornare all'inizio, nel senso che ieri sera in concerto e questa sera Erma conclude questo annus mirabilis, questo anno meraviglioso che, lo sappiamo, ha preso avvio con la vittoria a Sanremo, con la straordinaria esperienza anche l'Eurovision, con un disco super premiato. Negli scorsi giorni ha ricevuto il metallo più pregiato, il platino. Un tour che è stato straordinario, leggevo in questi giorni che probabilmente sarà anche premiato, per quanto possano contare i premi, come il tour dell'anno, il tour estivo dell'anno, grazie a voi, grazie a lui, grazie ai luoghi che ha toccato. C'è il rischio, io penso che per chiunque ci sia il rischio a un certo punto, questa sera, ieri, domani, di svegliarsi e sentirsi quasi una sorta di re sul tetto del mondo. C'è il pericolo anche dal vertigine, però conoscendoti so che il tuo essere comunque centrato, cosciente, mantenere l'umiltà che ti riconosciamo, diciamo che il rischio di sbracare, tra virgolette, non c'è. No, direi proprio di no, anche perché quello che conta veramente non è il successo, la felicità. La gioia è una cosa seria, l'ho già detto, quindi rientra tutto nella categoria delle cose che si hanno, no? Finché uno è felice vale tutto, no? Quando non sei più felice, allora cerchi di trovare la strada per la tua felicità. Io non mi sento su una montagna, sai che palle, solo. In vetta, in cima. Io mi sento in una vallata circondato da un sacco di gente e si può festeggiare alla grande. Dopo c'è un interrogativo nostro, non tuo assolutamente, ma da domani questo ragazzo che fa? Ma conoscendolo, se si prende e voi, di voi avete famiglie, figli, avete, voi l'avete da fare. Allora, non gliene frega niente di quello che faccio io, sono preoccupate per quello che fanno loro. Dico: noi adesso dove andiamo? Quale concerto andiamo? A chi rompiamo le scatole? No, scherzo. Allora, conoscendo Ermal, probabilmente lui si dirà: qualche giorno, un periodo di vacanza me lo prendo, secondo me un weekend, forse un weekend lungo, non di più, conoscendo.
e non ci vado distante. No, no, non ci vai distante perché insomma ho delle cose da fare. No, no, cose che riguardano altri, insomma. Il nostro amico Cordio, per esempio, farà un disco veramente strepitoso, scritto delle canzoni davvero meravigliose. Io ci sto lavorando con tutto il cuore. Ci stai mettendo le mani? Sì, ci sto mettendo l'anima più che le mani. Sì. Le mani sono le sue. Perché girava anche voce che... No, questo te lo propongo dopo. Invece, questo anno l'hai concluso. Ci regali una fotografia di tutto questo veramente anno meraviglioso che hai vissuto? Una fotografia, quella che ti porti nel cuore? Quando avrai 97 anni ti ricorderai del 2018. Quale sarà il ricordo più intenso che vuoi e puoi condividere qui con noi? Ce ne sono diversi. Il matrimonio di mia sorella, però. Quello è stato pazzesco. Sì, perché ricordo che era piccola così, quando mia mamma l'ha portata all'ospedale a casa e fui io a prenderla in braccio e vederla lì all'altare. Beh, penso che il ricordo più bello, intenso e significativo non ci possa essere. Però, visto che girava voce che ti prendevi un anno sabbatico del tempo anche per scrivere un libro, che sarebbe cosa buona e giusta, giusto? Coi tuoi tempi, perché veramente hai la penna anche per un passo più lungo rispetto a una canzone, per quanto possiamo. Noi ti facciamo un omaggio. Cos'è Isabel? Raccontacelo. È la speranza di poter leggere davvero qualcosa che nasca dal tuo tratto di penna. Grazie a te. Che verrà il giorno che sarà, ci dovrai raccontare, a decantare in anteprima. Noi siamo veramente le battute finali e ringraziamo Ermal davvero perché nonostante questo problema di salute, di calo di voce, eccetera, ha voluto comunque onorare un impegno qui con noi, soprattutto con voi e anche... Non avevamo dubbi, eh? Poi potrei parlarvi di una cena dello scorso anno dove abbiamo parlato per ore di Radio Edit, Tom York, di Amnesiac, che secondo me qualcosa un giorno uscirà dalla sua penna, che profuma di quelle intuizioni geniali di Tom York e del Radio Ed. E veramente lo ringraziamo, avremo sicuramente occasione di nel corso della vostra vita di rincontrarlo anche su questo palco magari, ma non solo, anzi vi auguro anche non solo. Facciamo un selfone finale? Certo, il nostro rito, Ermal, ma lo conosci perché l'hai già fatto più volte, dammi pure. No, così qua, faccio io? Certo, con tutti loro in modo che si possano taggare. Accendiamo delle luci se possibile, accendiamo delle luci? Non si può? Anche... Se fosse più grande. È più gestibile. Sì. Ok, vai. Dai un po' di... Intanto io racconto per gli ascoltatori radiofonici cosa succede. Ermal ha imbracciato un iPad e sta... E si sta facendo i selfoni con tutto il pubblico presente all'auditorio. Grazie mille. Grazie Ermal. Ma li lasciamo con una melodia, li facciamo cantare. Ermal Meta, thank you.
andare al piano? Ho fatto la prova a chitarra per vedere se funzionava. Voi mi perdonerete, vero? Anche tu, Gianluca. Tu mi perdoni, vero? Questo vecchio cortile che un cancello sbiadito, una scritta sul muro. Grazie davvero per questo anno, mi rivolgo non soltanto a voi ma anche a tutti coloro che ci stanno guardando, che insomma hanno fatto parte di questo percorso. È stato un anno incredibile, come ho scritto oggi da qualche parte, non ricordo, questo è quello che io sognavo di fare da bambino, e
è quando tocchi con mano un sogno e ti lascia qualcosa che non va mai via, e quindi io vi voglio ringraziare per questo. Davvero. Grazie, grazie mille. Grazie soprattutto a questo splendido gentiluomo e alla Rete 3 Svizzera, che sono sempre, sempre magnifici nella loro accoglienza. Grazie Gianluca, grazie davvero. Grazie. Ermal, Ermal, Ermal. Propongo un'uscita da film hollywoodiano. Braccia alzate, l'accompagno, perché per qualche tempo... No, la tua uscita, non la mia. Anzi, la loro uscita da film hollywoodiano. Buona e lunga vita! Herman Mehta!